a Padova per regalarsi una grande serata ed il primato. Il Pescara rifiuta il sorpasso in vetta al Verona, sconfitto sabato a Salerno, e magari l'allungo sulla corazzata Benevento, battuta a domicilio dal Foggia e prossimo avversario del Delfino. All'Euganeo, ore 21, sarà però battaglia, e lo sa bene il tecnico Beppi Pillon, che del Padova è stato prima giocatore e poi due volte allenatore. Il tecnico di Preganziol ha lanciato un chiaro monito ai suoi. Adesso con il Padova, che sarà una partita molto tosta, non sarà per niente facile. Conosco l'ambiente, ho giocato 4 anni lì, ho allenato 2 anni, so che ambiente troveremo. Conosco il suo allenatore, che è un allenatore sanguigno, perciò sarà una partita maschia, cattiva. Se andiamo in punta dei piedi non ne usciamo. Se andiamo invece tosti, aggressivi, ci comportiamo da squadra come abbiamo fatto ultimamente, allora siamo un cliente difficile non solo per il Padova ma per tutti. Tutti convocati, ad eccezione di Scognamiglio, che dovrebbe tornare dopo la sosta. Pillon dovrebbe confermare l'11 che ha battuto il Crotone, con Campagnaro recuperato al centro della difesa e soprattutto con la conferma di Mancuso centravanti, con Marras e Antonucci ai suoi fianchi. Pillon non guarda la classifica e attribuisce alla gara questo significato. Considero lunedì sera una partita che ci misura molto. Se siamo una squadra che anche nel momento positivo sa tenere i piedi per terra, se siamo umili, se siamo cattivi, se abbiamo il sangue agli occhi. Per me è una partita, una verifica molto importante questa. Perché noi dobbiamo, se siamo questi, non ho paura di nessuno. Che delinea molto che tipo di squadra siamo, non solo nell'aspetto tattico, tecnico, ma soprattutto agonistico e mentale. Vediamo, perché è una verifica importante. Partita molto importante anche per il Padova, 4 punti nelle prime 2 giornate, 1 solo nelle successive 3. Il tecnico Bisoli dà indicazioni sull'assetto che presenterà questa sera. Adesso ho trovato una situazione importante, che poi è il 4-3-1-2, che sono convinto che la squadra lo legga meglio, perché sono convinto che avere 2 attaccanti o 3 quarti con quelle caratteristiche possa tenere la squadra un po' più lontana dalla squadra, dalla nostra porta. Mancheranno Pinzi, Della Rocca, Vogliacco e Chinellato. Davanti a Merelli agiranno l'ex Salviato, Capelli, Trevisan e Contessa, mediana con Broca, Pelletti e Pulsetti, Clemenza alle spalle di Bonazzoli e Capello. Se non ce la dovesse fare Salviato, Cappelletti agirà in difesa e uno tra Serena e Mandorlini sarà inserito a centrocampo. Dobbiamo cercare di svoltare, e secondo me questa squadra qui ha tutte le potenzialità per svoltare. È chiaro che abbiamo bisogno di tutti. Ho detto del sostegno vostro, del sostegno dei tifosi, perché questo è un campionato difficile. E siamo una squadra neopromossa, dove le altre neopromosse, tolto Lecce, ha 3 punti in più. Quindi vuol dire che puoi pagare dazio, perché poi la tua qualità verrà avanti più avanti.